L'ultima notizia è che verrà sperimentata in 6 regioni italiane a partire da giugno l'app di Contact Tracing, che dirà a chi la scaricherà nello smartphone se è stato in contatto troppo vicino e troppo a lungo con un soggetto positivo al Covid-19. L'app non è indispensabile, ma complementare ad altre misure di sicurezza, come dimostra il caso dei paesi che l'hanno già utilizzata. Da nessuna parte un'app è stata sufficiente a contrastare efficacemente l'epidemia. Semmai è stata potenzialmente d'aiuto all'interno di un approccio ampio, dove elementi assolutamente analogici e tradizionali sono stati decisivi, come poter fare per esempio molti tamponi. Sono 47 le app di contact tracing nel mondo. Nel Regno Unito è stata lanciata ieri, mentre in Australia e a Singapore, a differenza della Corea del Sud, dove comunque, app o no, si è riacceso il contagio, sono state giudicate inefficienti perché poco scaricate. In molte società asiatiche abbiamo una tendenza a dare molta più importanza alla collettività rispetto all'individuo e accettare delle misure di confinamento, di tracciamento e anche di vera e propria invasione della propria privacy. Si vengono accettate con molta maggiore tranquillità. Ogni paese fa la sua scelta, che è per un male minore. Sì, perché ogni sistema ha le sue controindicazioni e una parte di rischio in termini di efficienza, sorveglianza o privacy. Il dibattito è, prima di tutto, tra soluzioni centralizzate e decentralizzate. L'approccio inglese utilizza un protocollo centralizzato, per cui le app installate sui cellulari dei cittadini inglesi inviano informazioni ad un server centrale che poi confronta questi dati con la lista di persone che si autocertifica positiva o negativa al virus e poi rimanda indietro le informazioni ai cellulari nel caso in cui ci siano stati tra i contatti che abbiamo incontrato persone che sono dichiarate positive al virus. La differenza tra i due sistemi è cruciale. Il sistema decentralizzato presenta senz'altro meno rischi per la privacy dei cittadini, proprio perché i dati restano negli smartphone che dialogano tra loro attraverso il Bluetooth. Tuttavia, questo sistema è facilmente attaccabile da hacker malevoli. Inoltre, il sistema, perché l'app possa funzionare, deve poggiare su un'infrastruttura che verrà inserita da Apple e Google nei sistemi operativi dei nostri smartphone e che, nonostante le rassicurazioni di cancellazione alla fine dell'epidemia, rischia di restarci per sempre. Compagnie come Google e Apple acquisiscono un ruolo che ha una maggiore rilevanza nella nostra società, che non è ancora politico, ma non è neanche più quello di un attore completamente privato. Alle aziende come Google significherebbe regalare l'ultima informazione che ancora non hanno, la relazione di prossimità fisica tra le persone, che si va ad aggiungere ai dati che già possiedono sui comportamenti digitali. Un'informazione anonima, certo, ma il business del futuro, come ci insegnano già gli esperti di cybersecurity, non riguarda la privacy dei singoli individui e la loro profilazione come nel passato, bensì la classificazione dei gruppi e delle relazioni. La Germania, che inizialmente aveva adottato una soluzione centralizzata, invece adesso ha adottato ufficialmente una soluzione decentralizzata. I dati dei cittadini risiedono esclusivamente o quasi esclusivamente sui telefoni dei cittadini. E infine la Francia ha scelto di sviluppare una propria soluzione centralizzata. Nei paesi che sceglieranno sistemi centralizzati, il sistema sanitario avrà più informazioni, anche sulla malattia, quindi utili per la ricerca. Questo significa che gli stati che tutelano di più i diritti dei cittadini saranno meno efficienti? Sì e no, certo, avremo meno informazioni, ma no, perché l'informazione che non riusciamo ad estrarre, l'identità personale per esempio, non sono rilevanti in contesti in cui si cerca invece di definire dei grandi gruppi, si cerca di avere un approccio statistico. Non è importante sapere se Alice che vive in quella strada ha avuto il coronavirus, è importante sapere quante persone in quella strada hanno avuto il coronavirus. Gli studi epidemiologici sono studi che non si basano su un individuo, ma su grandi gruppi, su categorie.
cambia il rapporto tra stati e aziende, cambia la governance del digitale, cambierà la politica. Bisogna decidere come. Per molti anni ci siamo concentrati sul fatto che attori privati importanti, molto grossi, sono tra le più grandi aziende del mondo, abbiano accumulato così tanti dati su ciascuno di noi. Ciò non toglie che il fatto che degli stati raccolgano dei dati sensibili, tra l'altro direttamente con delle loro app, è qualcosa di diverso. Lo Stato ha la possibilità, per esempio, della coercizione fisica, può mandare delle forze dell'ordine per impedirmi di uscire di casa o per arrestarmi se lo faccio violando delle regole, cosa che anche le aziende più ricche, almeno fino a questo momento, non hanno. Quindi sono due entità differenti, dobbiamo prestare la nostra attenzione critica ad entrambe, però ricordiamoci che lo Stato è lo Stato. Il potere rimane nelle mani dello Stato, ma le infrastrutture sulle quali le società dell'informazione come le nostre si reggono sono in realtà gestite, sviluppate, progettate dal settore privato in una maniera abbastanza preponderante. Compagnie come Google e Apple, sarà importante capire quali sono le loro responsabilità, come se coinvolgerli nei processi di governance e come gestire la nostra società.